A Pietrelcina una strada per Pasquale Mandato, vittima innocente di camorra, lavorava all'ufficio pacchi del carcere di Santa Maria Capua Vetere, fu crivellato di colpi nel 1983. Braccianti come schiavi arrestati, due caporali in manette nel casertano, un tunisino e una ucraina. Maxi Blitz a Rione Traiano di Napoli, smantellata una piazza di spaccio, perquisiti tutti gli appartamenti. Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, i due nuovi santi campani che saranno canonizzati da Papa Francesco. La focaccia in padella, gusto pizza, è una ricetta gustosa e invitante, la ricetta della settimana. Nuova edizione del Media News, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito, una cerimonia a Pietrelcina per intitolare una strada a Pasquale Mandato, maresciallo scelto del Corpo degli Agenti di Custodia della Polizia Penitenziaria, medaglia d'oro al merito civile, a scoprire la targa la figlia del maresciallo Maria Grazia, che all'epoca aveva 15 anni. Il servizio. Pasquale era figlio di Pietrelcina. Ecco dunque che l'intitolazione di una strada al marito, al padre e all'uomo in divisa, ucciso da un potere criminale, la camorra, che non conosce il valore della vita, rappresenta un gesto simbolico che serve a non dimenticare il sacrificio di un uomo, esempio per tutti noi e soprattutto per i giovani, oggi presenti. Dobbiamo ricordare Pasquale Mandato, il maresciallo Mandato, che oggi ha visto riconosciuto il suo carattere di eroe civile e che ha avuto intitolato una strada che è una cosa molto importante per una città. E quindi noi lo ricordiamo come un esempio per tutti noi oggi e qui in questo momento, ma anche nella nostra quotidianità, solo così possiamo ricordarlo. Allora questi problemi, queste difficoltà che anche territori come questi si trovano ad affrontare devono essere affrontati con quello spirito, uno spirito come dire, di rispetto per le regole, di legalità, di rispetto dei diritti degli altri, di necessità di fare il proprio dovere. La targa apposta, alcuni minuti or sono, può diventare molto più di una lastra sulla quale è inciso un nome, nella misura in cui il nome di Pasquale Mandato diventerà ragione di impegno sulla scorta di un esempio da seguire. Questo è il tempo degli esempi. Nei rapporti tra le persone vale un po' lo stesso discorso su chi si fonda il rapporto con i figli. Questo nostro mondo, più che di parole, ha bisogno di esempi. È questo il messaggio che dà Pasquale Mandato, che un uomo di Stato, e uomo di Stato è non solo chi esercita una funzione pubblica, ma anche il cittadino, deve sempre osservare le regole, la legge, la Costituzione. L'uomo di Stato deve fare qualcosa di più, come dice la nostra Costituzione, l'articolo 54, deve esercitare le funzioni pubbliche con dignità e onore, disciplina e onore. Questi sono dei termini particolarmente significativi, che è qualcosa di più che osservare le leggi. L'onore è il sacrificio fino all'ultimo respiro per poter effettivamente consentire allo Stato di essere Stato. A Pietrelcina oggi è un momento eccezionale perché si vive un momento di legalità, proprio in rapporto alla vocazione del territorio, che è custode dei valori e del messaggio di Padre Pio. E il nostro concittadino Pasquale Mandato fu trucidato nell'83 dal Camorra, per cui a lui è stato intitolato il carcere secondigliano, medaglia d'oro al valore civile, per cui Pietrelcina si onora di avere un altro grande concittadino che testimonia la vocazione, come dicevo, di questa terra, i valori della legalità, tolleranza, accoglienza, della generosità del nostro popolo. Per cui oggi Pietrelcina è orgogliosa di ospitare le alte cariche della magistratura, la nostra deputazione e tutti i rappresentanti
perché sottolineano questo grande momento e questa grande importanza di questa cerimonia. Intitoleremo una strada a questo nostro eroe e che sia viatico di una speranza che le nostre terre siano e vivano serenità, se non altro per i nostri figli. Due caporali, entrambi di 49 anni, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Mondragone. Secondo quanto emerso dall'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, i due avrebbero reclutato decine di persone per farle lavorare nei campi agricoli di Vairano, Pietra Vairano e zone limitrofe dell'Alto Casertano. Vediamo. Le immagini sono state riprese con un drone sulle campagne in provincia di Caserta, proprio dove è scattato il blitz della finanza che ha portato all'arresto di una coppia di caporali e alla denuncia di due imprenditori che si avvalevano della manodopera straniera per abbattere i costi della raccolta. In particolare, i finanzieri della compagnia di Mondragone hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 49enne tunisino e della sua compagna, coetanea di nazionalità ucraina, entrambi gravemente indiziati del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto nei punti dell'articolo 603 bis del codice penale. La coppia ha reclutato quotidianamente decine di persone straniere in stato di bisogno e in condizioni di sfruttamento per la raccolta di prodotti ortofrutticoli, per la gran parte a beneficio di due aziende agricole, in particolare una con sede in Fondi, in provincia di Latina, presso il locale mercato ortofrutticolo, e l'altra a Falciano del Massico. Attività svolte su terreni di Varano Patenora, Pietra Vairano e zone limitrofe. Maxi Blitz a Rione Traiano di Napoli, smantellata una piazza di spaccio, perquisiti tutti gli appartamenti. Il servizio. Blitz della Polizia di Stato nella piazza di spaccio del Rione Traiano a Napoli. Gli agenti della squadra mobile partenopea, con l'ausilio del commissariato San Paolo, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga, hanno passato al setaccio gli appartamenti di un intero stabile monitorato dall'alto da un elicottero del reparto volo. Per accedere all'edificio sono stati rimossi, con l'ausilio dei vigili del fuoco, diversi cancelli in ferro e sono state rotte porte blindate munite di vetri blindati al piano terra, tutte monitorate da singole telecamere. All'ultimo piano, sul lastrico solare, è stata abbattuta una porta blindata e rinvenuto un manufatto abusivo realizzato con materiale coibentato e munito di infissi in ferro rinforzato, tutti con passante di sicurezza interno ed esterno. All'interno del manufatto è stato rinvenuto un banco dal quale presumibilmente si smerciava la droga ed era stata allestita una vera e propria sala regia per il monitoraggio, ovvero uno schermo enorme da cui veniva controllato l'intero edificio, sia all'interno che all'esterno, grazie alla presenza di svariate telecamere che consentivano di eludere qualsiasi controllo. Perquisiti tutti gli appartamenti dello stabile, controllati i soggetti presenti all'interno dello stesso, sequestrate le svariate telecamere che consentivano di controllare la zona da lontano e di verificare l'accesso allo stabile 24 ore al giorno. Denunciato per resistenza pubblico ufficiale un soggetto che, per eludere il controllo, cercava di fuggire a bordo dello scooter, immediatamente messo sotto sequestro. Uno spacciatore arrestato, Yoro Ba, 24 anni, residente a Benevento, altre 11 persone denunciate a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, minacce, guida senza patente, porto d'arma bianca, esercizio abusivo di attività di scommesse, panificazione abusiva, 28 i parcheggiatori abusivi multati, per 21 è scattato l'allontanamento. È il bilancio dei controlli fatti dai carabinieri in città a Napoli. Uno dei parcheggiatori in particolare, un 49enne di Marianella, è stato sorpreso due volte a distanza di poche ore dai carabinieri della compagnia Vomero nel parcheggio dell'ospedale Monaldi. Alle 9 del mattino è stato multato e gli è stato notificato l'ordine di allontanamento. Alle 13 è stato multato di nuovo perché denunciato a piede libero per inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Sequestrati 5 grammi di eroina, 7 di hashish, 4 di marijuana, trovati in possesso di assuntori. Identificate nel complesso 1040 persone. Due fratelli incensurati, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per detenzione illegale di armi. È accaduto ad Ercolano, dove i carabinieri della locale tenenza hanno trovato nel corso di un controllo una semiautomatica con matricola a brasa, un revolver, 69 cartucce di vario calibro e due caricatori. Le armi erano custodite nell'officina meccanica dei due nell'abitazione del 45enne. Un terzo fratello di 41 anni è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni
sulla custodia delle armi, pur essendo proprietario infatti di due fucili da caccia regolarmente detenuti, li custodiva all'interno di un armadietto in garage. Armi e cartucce sono state sequestrate e i due fratelli arrestati sono stati condotti in carcere. Aveva realizzato una strada in una zona di montagna classificata sito di interesse comunitario e sottoposto a vincolo idrogeologico con alto rischio di frane. Un boscaiolo di 70 anni di Nola è stato denunciato dai carabinieri di Lauro, che insieme con i militari del Corpo Forestale dell'Arma hanno scoperto una pista in terra battuta di 1,5 km che l'uomo aveva realizzato abusivamente. Per realizzare la strada, larga fino a 4 metri, l'uomo si è servito di un escavatore con il quale ha poi sradicato un centinaio di alberi di castagno. È stato denunciato alla procura di Avellino. Dentista morto nel capoluogo irpino per il GIP. Il GIP sostiene fu suicidio, la famiglia contesta la decisione. Il servizio. Non abbiamo nulla di che vergognarci, chiediamo soltanto di dare risposta alla nostra inascoltata richiesta di verità. I familiari di Ugo Masucci, il dentista avellinese trovato senza vita con un colpo di pistola alla nuca nella sua villa di Contrada Archi l'11 dicembre del 2017, attraverso un comunicato stampa replicano con fermezza alla decisione del GIP del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, che su richiesta del PM Cecilia De Angelis ha deciso di archiviare il caso come suicidio. In particolare i congiunti del 73enne professionista molto noto in città contestano alcuni passaggi contenuti nell'ordinanza del magistrato che fanno riferimento alla mancata accettazione della tesi del suicidio perché getterebbe un velo sinistro sulla figura del professionista. Valutazioni moralistiche inaccettabili, replicano i familiari che continuano a chiedere con forza ai magistrati di incorare a dati certi e non a congetture la decisione sul caso. La famiglia del professionista aveva chiesto un supplemento di indagini che è stato respinto, basato su due consulenze tecniche che, oltre a fornire nuovi spunti investigativi e fatti oggettivi, dimostrerebbe le tante inquietanti incongruenze delle indagini. Non abbassiamo la guardia, occorre proseguire con una capillare azione di monitoraggio del territorio prevenendo il degrado sociale, contrastando la criminalità diffusa e le attività illegali come l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori. La Polizia di Stato intensifica la propria presenza sul campo per rafforzare sempre di più la sicurezza dei cittadini del Sannio. Ad affermarlo il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, sottolineando il costante impegno della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli ordinari e straordinari del territorio. Rafforzato il monitoraggio delle valli Caudina e Telesina, che per posizione geografica sono i punti di accesso nel Sannio da parte delle province di Caserta e Napoli. Effettuata anche una denuncia in stato di libertà da parte del personale della divisione anticrimine per un pregiudicato di 53 anni di Benevento. L'uomo, ritenuto elemento di spicco del locale sodalizio Sparandeo, era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in città e deteneva illecitamente una telecamera utilizzata per sottrarre ai controlli di polizia. Inquinamento dei fiumi, continua la battaglia dei comitati civici e dei cittadini. Il consorzio di bonifica del Salernitano dimostra il pericolo e anche i rischi. Sentiamo. Alveo comune Nocerino. Ha un nome il corso d'acqua killer che trasforma il fiume Sarno in un fiume dei veleni. Visibile ad occhio nudo e con l'ausilio di immagini dall'alto, è possibile vedere come l'acqua putrida, inquinata, sporca e puzzolente di Cavaiola e Solofrana si unisce alle acque pulite e limpide che arrivano dalla zona foce di Sarno. Vede la foce del fiume Sarno a Castellammare, quindi il grado di inquinamento. Ecco, questo invece è l'affrontato, ovvero quando le acque che provengono dalle tre sorgenti di Sarno, che sono pulite, si incontrano con l'alveo comune Nocerino, che è praticamente responsabile dell'inquinamento. E qui si vede perfettamente che cosa accade: l'acqua nera dell'alveo comune Nocerino si incrocia con l'acqua pulita che viene da Sarno, per un breve tratto camminano separate e poi si mischiano, diventa tutto nero, tutto l'inquinamento. Quindi da qua si capisce che l'inquinamento viene dall'alveo comune Nocerino, ovvero da Solofrana, Cavaiola e così. I corsi d'acqua si uniscono a San Marzano, nella località detta Ciampa di Cavallo, per la sua conformazione. Percorrono un cammino parallelo fino a ricongiungersi e andare a morire in mare all'altezza dello scoglio di Rovigliano nel comune di Castellammare. Ed è dunque proprio la città di Nocera Inferiore quella più colpita dall'inquinamento del fiume killer. A Nocera Inferiore scorrono parallelamente Cavaiola e Solofrana, corsi d'acqua nei quali sono state trovate sostanze tossiche di tutti i tipi, sostanze nocive per la salute.
È per questo che la battaglia del comitato, la fine della vergogna, va più che mai sostenuta. Dove si vede che le acque sono chiare, sono balneabili, sono pulitissime, queste qui a Sorgente del Sano, sono acque di sorgente. Ed è tutto un altro ambiente, è un ambiente diciamo straordinariamente pulito e con tutta una flora e una fauna diciamo in perfetta efficienza. Vincenzo Romano e Nunzio Sulpizio sono i due nuovi santi di Napoli che saranno canonizzati da Papa Francesco in piazza San Pietro. Il 14 ottobre Papa Francesco, nel corso del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani, eleverà agli onori degli altari sette nuovi santi, tra i quali il parroco di Torre del Greco, Don Vincenzo Romano. Tra i sette, quello che spicca di più per l'universalità della sua figura è sicuramente il nome di Giovan Battista Montini, che ha guidato la barca di Pietro in un momento molto difficile della storia dell'umanità. Infatti, se da una parte ha chiuso il Concilio Vaticano e ha seguito l'avvio delle riforme che lo stesso aveva proposto, dall'altra ha dovuto affrontare le nuove tematiche, alcune delle quali dissacratrici, che il 68 stava proponendo al mondo. Quello che preme però evidenziare è il fatto, tutto paesano, che Monsignor Montini è stato a nocere da Pagani il 17 gennaio 1927 in occasione della giornata inaugurale della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Montini, infatti, dal 1925 al 1933 è stato assistente nazionale della Federazione ed in questa veste girò per molte diocesi d'Italia portando dappertutto il suo sorriso e la sua forte fede. Lo testimoniano due documenti inoppugnabili. Il primo è una foto scattata sulle gradinate di uno stadio, forse quello di Nocera Inferiore, insieme all'allora rettore della Chiesa del Corpo di Cristo ed assistente spirituale della FUCI, Bartolomeo Angino, poi vescovo di Muro Lucano e Caserta, e all'avvocato Giovanni Cardillo. Il secondo documento, molto più importante, che rappresenta la testimonianza diretta della sua presenza a Pagani, è il testo di un discorso che Papa Paolo VI tenne il 24 novembre 1976 ai rettori dei santuari italiani riuniti a Roma sul tema Maria nella pietà popolare. Nel corso del suo intervento il Papa disse: «Noi ricordiamo di aver visto una gran festa in una cittadina meridionale dove si celebra la festa della Madonna delle Galline. Qui si vede», aggiunse il Papa sottovoce mentre l'uditorio commentava questo titolo della Madonna, «che la fantasia del popolo è un po' libera, ma ad ogni modo c'è. E perché delle galline? Ma perché i fedeli, passando la processione con la statua della Madonna, lanciano una gallina dalla finestra? Se va a finire sulla Madonna, tutto va bene». Ed il Papa commentò con una voce più bassa: «Esistono queste cose». La sua testimonianza ci dice inequivocabilmente che Montini era stato a Pagani. Ci sono però due considerazioni da fare a questo proposito. La foto che ci è stata tramandata fu scattata sicuramente il 17 gennaio 1927. Orbene, il Papa dice che ha visto la festa che storicamente si celebra la domenica dopo Pasqua e non già a gennaio. Questo ci lascia ipotizzare, a ragione, che Montini sia venuto in visita al santuario di Pagani una seconda volta e proprio in occasione della festa. Da qui le sue impressioni ancora vive che egli ricorda nel citato intervento. L'ipotesi trova la conferma perché, disse Don Franco Pepe, rettore del santuario e padre spirituale dell'Arciconfraternita, che un incontro privato mi confermò la presenza di Montini ad una festa. La seconda considerazione riguarda le parole del Papa che parla di galline lanciate dalla finestra. Poiché tale atto riguardava i colombi e non già le galline, possiamo attribuire l'errore al fatto che, parlando della festa della Madonna delle Galline, il Papa abbia attribuito l'atto alle galline e non già ai colombi. C'è da rilevare che quando citò il culto della Madonna di Pagani ci furono rapide esclamazioni di meraviglia da parte dei rettori dei santuari che, evidentemente, ignoravano la festa ed il culto. Sannio Falanghina, città europea del vino 2019 ufficiale, una grande opportunità per il sistema economico provinciale e regionale. Il Sannio ha quasi la metà dei vigneti della Campania. Il servizio.
Il Sannio sarà la capitale europea del vino 2019. Le realtà di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata dei Goti, Solopacca e Torricuso in rete per la candidatura del territorio Sannio Falanghina ottengono il prestigioso riconoscimento assegnato da Recevin, la rete comunitaria delle 800 città del vino. Il concorso è unico nel suo genere e si pone l'obiettivo di mettere in risalto l'influenza della cultura enologica ed enoturistica nella società, nel paesaggio, nell'economia, nella gastronomia e nel patrimonio, e il suo valore per l'Unione Europea. La nomina è stata ufficializzata nella cornice del Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles durante l'incontro che si è svolto nel pomeriggio del 10 ottobre. A ricevere la delegazione dei 5 comuni, un prestigioso parterre presieduto dall'eurodeputato Nicola Caputo. Per l'intero corso del 2019 è previsto un ricco programma di appuntamenti, eventi, manifestazioni culturali ed enogastronomiche che animeranno i 5 comuni che hanno avanzato la candidatura all'intera Valle del Calore, territorio dove si coltiva il 40% dell'intera produzione viticola della Campania. Articolato e variegato il percorso di iniziative che proietterà questo territorio all'attenzione dell'intera Europa, che nasce grazie ad un forte spirito della rete, elemento fortemente caratterizzante al sistema complessivo delle città del vino, che nella rete e con la rete può raggiungere obiettivi importanti. Siamo allo sport. Tra una visita agli scavi di Pompei e una pizza in un locale storico del quartiere Sanità, il mister del Napoli, Carlo Ancelotti, prova a conoscere meglio la realtà nella quale si è calato da qualche mese, ma non fino al punto da perdere del tutto la concentrazione sul lavoro. Dai raduni delle varie selezioni sono tornati in due, Luperto e Koulibaly, entrambi perché accusavano problemi muscolari. Almeno nella fase di preparazione intanto, la prossima settimana il tecnico ritroverà anche Ghulam e Meret, due degli infortunati di lungo corso che si sono definitivamente ripresi sul piano clinico e che gradatamente potranno cominciare a riaffacciarsi alla prima squadra. Serie B, nel weekend in cui il campionato di Serie B appunto osserva un turno di sosta per gli impegni delle nazionali, il Benevento continua gli allenamenti in vista del Monday Night della prossima settimana contro il Livorno. Sul rettangolo verde in Briani i giallorossi sono stati impegnati in una seduta atletica prima e situazioni di gioco in fase offensiva e difensiva poi. Mister Bucchi, come programmato, ritroverà gli stregoni nella mattinata di domani. E come ogni sabato, appuntamento con il gusto, la focaccia in padella gusto pizza, una ricetta gustosa e invitante, la nostra ricetta della settimana. Seguiamola insieme. Questa edizione vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione e a voi tutti una buona domenica. Arrivederci.
Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per domenica 14 ottobre. Giornata festiva all'insegna del maltempo intenso all'estremo sud, con rischio di fenomeni anche intensi. Andrà decisamente meglio ovunque invece altrove. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ampio soleggiamento ovunque, salvo per addensamenti sui settori alpini occidentali, dove non si escludono dei locali temporali. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso invece altrove. Al centro sarà ampiamente soleggiato sui settori peninsulari e anche sulla Sardegna, con cielo al massimo poco nuvoloso. Al sud invece avremo piogge diffuse sulla Sicilia e anche sulla Calabria, con possibili locali nubifragi, specie sulle aree ioniche. Andrà meglio invece sui restanti settori, con ampio soleggiamento, salvo per isolati piovaschi sulla Basilicata. I venti saranno deboli e in prevalenza dai quadranti meridionali. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 9 e 20 gradi, un po' su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 24 gradi al nord e anche al sud e fino a 25 gradi infine al centro.